nelle sale, Neve, l'ottavo film di Stefano Incerti, interpretato tra gli altri da Roberto De Francesco, che è qui con noi. Buonasera, ciao, buonasera, bentrovato. Buonasera. Allora, Neve, tra l'altro ti è valso già un premio, sei fresco di premio tu. Fresco, l'anno scorso di questi tempi. Però al stavi fresco perché a Courmayeur si sta freschi. Mi hanno assegnato questo premio per la migliore interpretazione. Interpretazione. Sì. È un film, è un thriller senza ammazzamenti, e già questa è una gran bella cosa. Sì, un thriller che già parte atipico, cioè un thriller, un noir. Che parte già tipico perché appunto è un noir poi che è ambientato, ha un contesto ambientale appunto della neve, quindi diciamo c'è questo contrasto proprio diciamo fra noir e bianco che domina e che diventa poi a un certo punto un vero e proprio personaggio del film, insomma il contesto ambientale. Poi appunto effettivamente non è cosparso di sparatorie, di sangue, di violenza, ma è un thriller un po' più intimista, diciamo un noir esistenziale, se vogliamo proprio definirlo in qualche modo. Adesso racconteremo un po' qualcosa di questo noir, quello che chiaramente si può svelare. Il tuo rapporto con la neve, visto che avete girato in quelle condizioni, come era prima e come è stato poi durante le riprese del film? Un rapporto chiaramente che comporta un po' una fatica, perché recitare sotto zero, io ho girato una settimana con la febbre a 39, però devo dire che comunque era talmente utile sul piano espressivo, perché comunque i personaggi sono fuori luogo, cioè si trovano in queste bufere di neve, in questo freddo, e questa cosa qui paradossalmente poi ci ha aiutato proprio a vivere realmente la situazione che già avevamo immaginato e scritto, insomma, in sacrificio modo. Necessario, esattamente, sì. Per descrivere, diciamo, la sinossi di questo film con un tweet si può fare così: un uomo cerca qualcosa, una donna fugge da qualcos'altro, due vite con le spalle al muro che si incontrano, un noir nell'accecante biancore della neve. Tu sei l'uomo che cerca qualcosa, insomma. Sì. Un personaggio all'inizio di pochissime parole. Pochissime parole, ma il film in generale è un film molto poco parlato, un film dove comunque lo sviluppo narrativo, il rapporto fra i personaggi avviene molto più fortemente attraverso piccoli gesti, sguardi, sottotesti, ecco, diciamo, solo in un paio di occasioni il personaggio di Donato, quello che interpreto io, il personaggio maschile, si apre e racconta qualcosa di sé a Nora, la coprotagonista, e al pubblico, in qualche modo fa intravedere una vicenda che c'è sotto, che lo sta portando in quel posto, per cui lui deve, e questo lo possiamo dire, deve recuperare una refurtiva di una rapina andata a male qualche anno prima, che non si sa dove è nascosta, ma lui ha alcune tracce, ha avuto tramite confidenze, e quindi è alla ricerca di questo bottino che gli servirà però per un motivo che non sto qui adesso a svelare, evidentemente essendo anche un noir, appunto, meglio come si conviene. Diamo il benvenuto anche a Stefano Incerti, che è in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. Allora, Neve da ieri nelle sale, tra l'altro non è la prima volta che lavorate insieme tu e Roberto De Francesco. Ci diceva no, lavorato un bel po' di anni insieme... fa. Vado io? Vai. Abbiamo lavorato insieme ormai quasi 20 anni fa, 19 per l'esattezza, nel mio primo film. Si chiama Il Verificatore. Roberto era il secondo ruolo maschile, cresciuto sempre di più dopo la scrittura, man mano che ne apprezzavo la qualità, il personaggio è diventato molto più importante, insomma, ai fini del racconto. E un po' quando ci siamo lasciati, ma insomma, lo pensavo, ce lo siamo detti quasi in maniera, come dire, silenziosa, che ci saremmo rincontrati. E mi piace pensare anche un po' che questo Donato è il figlio di quel Beniamino, che era il nome del personaggio che faceva il verificatore, una sorta di fratello maggiore, o comunque un Beniamino ritrovato a distanza di 20 anni. È un personaggio anche questo, come dire, che normalmente nei film avrebbe un ruolo secondario, qui diventa il protagonista, perché mi piace raccontare le storie di questi, come dire, personaggi sotto pressione, non eroi, e che però hanno una grandissima umanità, ecco. Raccontavamo con Roberto del premio che ha vinto lo scorso anno al Noir Festival Courmayeur. Dopo un anno arriva nelle sale. È così faticoso riuscire a portare i film nelle sale cinematografiche?
Ma devo dire, noi siamo arrivati al festival proprio sotto mix, cioè abbiamo licenziato la copia pochi giorni prima e quindi non c'è stato il tempo tecnico per organizzare il lanciamento, e quando a febbraio abbiamo capito che non eravamo pronti abbiamo preferito di scavallare, insomma, in ogni caso primavera, estate, perché uscire a giugno o a maggio se non si chiama neve era poco opportuno. E devo dire questa uscita, insomma, è un'uscita molto interessante, forse la migliore in assoluto della mia vita, dico di mio malgrado di essere riuscito a fare un film di Natale, insomma, anche se non lo è affatto. E ovviamente, come dire, se la batte contro dei giganti, cioè i film che escono in questo periodo hanno 30 volte le copie che abbiamo noi, cioè circa 600 o più, però sono anche convinto che esiste un pubblico che, come dire, seleziona le scelte anche in base a un gusto. È Natale diverso per tutti, insomma, non solo per... Sì. Ma io sarei contento, come dire, di avere il pubblico che ha un piccolo film iraniano o finlandese, perché appunto Neve credo che non abbia niente, italiano molto poco, cioè solo la lingua dei dialoghi, il linguaggio, quello visivo, parte dei silenzi, soprattutto la prima parte, l'ambientazione, anche un'astrattezza, un'assolutezza, e invece da cinema, come dire, appunto di magari cinematografie minori che però talvolta regalano delle cose interessanti, ecco, insomma, o comunque diverse. Infatti in Italia anche il luogo geografico dove è girato il film non è facilmente, anzi è come ci dicevi tu, è giustamente astratto, e la neve, le condizioni, diciamo, ambientali hanno contribuito ancora di più, immaginiamo, a creare questa astrazione. Una ricerca voluta fin dall'inizio della scrittura di questo film, un'ambientazione legata proprio alla neve? Sì, assolutamente, cioè ho scritto la storia con questo titolo e pensando a questa ambientazione, nel senso che, ma come l'ho scritto, insomma, anche per Roberto e per Esther, l'ho proprio in qualche modo sagomato su di loro, volevo farlo con loro, e infatti questo è un altro motivo per il quale siamo partiti in assoluta e vera indipendenza, perché oggi si dice cinema indipendente, ma poi c'è sempre dietro un broadcast o comunque il finanziamento pubblico, in questo caso c'è solo Media, che è un organismo europeo di sviluppo della sceneggiatura, e per il resto siamo, come dire, partiti con finanziamenti privati. E tornando alla neve, la neve era il terzo personaggio, non volevo fosse un'ambientazione, insomma, non volevo che fosse riconoscibile in nessun come dire, paesino, fosse un luogo astratto, appunto, un po' un luogo, come dire, la rappresentazione del loro stato d'animo. Volevo che il freddo iniziale che loro hanno, perché sono in un momento veramente delicato entrambi della loro vita, fosse facilmente visualizzabile in un film che appunto sceglie di raccontare soprattutto per immagine, quindi evocare e non come dire, esprimere con il dialogo, che rende tutto ovviamente più facile, semplice, però forse anche riduttivo. E infatti i due personaggi sembrano all'inizio soprattutto molto a disagio con la neve. Lei ha un abbigliamento totalmente inadeguato, oltre, diciamo, che è un colore della carnagione che noi poco facilmente adeguiamo appunto ai paesaggi nevosi, e invece il personaggio di Roberto sembra appunto lì per un fine diverso, insomma, dal contesto atmosferico. Ci confessava Roberto di aver sofferto veramente il freddo, insomma, li hai costretti. Sì, io li hai messi a dura prova fisicamente. C'erano talvolta meno 20 gradi, insomma, per questo motivo il direttore della fotografia storico mio è scivolato sul ghiaccio e si è fratturato il bacino, cioè abbiamo lavorato in condizioni abbastanza estreme. E credo che questo sia servito, perché a parte la rappresentazione proprio fisica di questo disagio, cioè la difficoltà a muoversi perché la neve rallenta, ammanta tutto anche acusticamente di una sensazione come una cappa sonora, e nello stesso tempo rendeva in qualche modo subito, immediatamente, come dire, la sofferenza di questi personaggi. Un conto è lavorare in condizioni facili, è un conto
fatto mettere i personaggi, come dire, in vera difficoltà, e penso che questo sia, come dire, in qualche modo anche stato rappresentato appunto dal disagio, dalla sofferenza che traspariva dai loro volti. Ce l'ha detto, e infatti anche Roberto ce l'ha confermato questo aspetto. Ringraziamo Stefano Incerti per essere stato con noi. Ricordiamo, da ieri nelle sale il film dal titolo Neve. Noi nel frattempo rimaniamo in studio con Roberto De Francesco per continuare un po' a raccontare questo film. Intanto grazie Stefano e a presto. Grazie, ciao. Allora, torniamo in studio invece con Roberto De Francesco. Dicevamo del film che è arrivato ieri nelle sale, film intitolato Neve. L'elemento del, diciamo, ecco, del noir è l'elemento che un po', diciamo, sottintende poi in realtà un'altra storia. È un po' una sorta di gancio che serve in qualche modo a tenere anche con il fiato sospeso il diciamo spettatore, no, di fronte alla storia. Sì, assolutamente, diciamo, c'è questa trama noir che appunto che ho solo un po' anticipato prima e che francamente non vorrei, insomma, proseguire a svelare evidentemente, ma poi in realtà c'è una trama parallela che proprio è questo noir, come dicevo prima, un po' esistenziale, nel senso di questi due personaggi che nell'arco di 6-7 giorni, quanto più o meno racconta la storia, cominciano a conoscersi attraverso molto poco, appunto, senza spiegarsi molto, e quindi diciamo è un noir proprio sullo scrutarsi reciproco in qualche modo, fino a un finale che appunto dimostra quanto poi questo rapporto apparentemente complice ma un po' raggelato, no? Fra virgolette, nel senso del termine, in realtà invece poi stava sbocciando, anche se c'è poi un'interruzione che anche questa non raccontiamo. Comunque, diciamo, sotto la coltre nevosa comunque ardevano delle braci comunque di sentimento. Non è una storia d'amore in senso classico, tradizionale, però un'attrazione reciproca sul piano umano si stabilisce senz'altro. Al di là di Neve, che arriva da ieri, appunto, è da ieri nelle sale, dove ti vedremo, su quali progetti stai lavorando in questo momento? Dall'inizio di gennaio comincio a provare una Carmen da Bizet, ma chiaramente riadattata, prodotta dallo Stabile di Torino con la regia di Mario Martone. Con il quale lavori ormai da tanti anni. Da un po' di anni, sì. L'orchestra di Piazza Vittorio, riscritta da Enzo Moscato il libretto, e con in scena accanto a me Iaia Forte, che è Carmen per l'appunto. Ma è un riadattamento un po' in prosa, con un cantar leggero che comunque mantiene assolutamente la struttura e le più determinanti partiture dell'opera bizettiana. Che girerà poi, oltre a questo, sì, debutto? Debutta a Torino, a Roma sarà all'Argentina per un mese, poi farà Milano, insomma una bella tournée fino a maggio. A Natale vai al cinema come tutti? Beh, insomma, in genere no, sono proprio i giorni in cui paradossalmente mi ritiro in casa, però si può darsi. Capirà. Dovessi andare al cinema questo Natale, cosa andreste a vedere? A parte neve, ma in realtà forse sono curioso di vedere il film di Salvatores. Bene, allora ne parleremo la prossima settimana, sì, del film di Salvatores. Intanto, insomma, io direi ci salutiamo con il trailer del film. Il film di appunto di Stefano Incerti, Neve, che è da ieri nelle sale, protagonista tra gli altri Roberto De Francesco, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Auguri e a presto.